Raffaele Donini, l'assessore comunale alla scuola Mariana Pillati, ha definito il possibile referendum contro i finanziamenti comunali alle scuole dell'infanzia paritarie un esercizio di ginnastica ideologica. Noi tradizionalmente non siamo mai né preoccupati né tantomeno contro la democrazia partecipata e quindi il referendum. Ricordo che fino a un anno fa raccoglievamo le firme alle nostre feste dell'unità per il referendum sull'acqua o comunque sulla riforma elettorale, legittimo impedimento e via dicendo. Quello che non condividiamo di questo quesito è proprio la vaghezza, il fatto che sia sostanzialmente campato in aria, che non dica quelle che potrebbero essere le ripercussioni negative in questo caso per i nostri figli, per i bambini che frequentano le scuole materne a Bologna, nel caso in cui il quesito venisse poi in qualche modo assecondato dalla volontà popolare. Cosa vuoi dire a quelli che sostengono che il milione di euro dato dal comune alle paritarie dovrebbe essere utilizzato per la scuola pubblica? Intanto, per sintesi, stiamo facendo questo dibattito nella città in cui c'è la scuola materna, la scuola dell'infanzia più pubblica in Italia, cioè se ci fosse un campionato italiano per la scuola pubblica, Bologna lo vincerebbe con 5 giornate di anticipo. Qui abbiamo il 60% di scuole materne dell'infanzia comunali, con quelle statali arriviamo all'80% e il comune destina soltanto il 3% del budget complessivo, il proprio finanziamento per la scuola, alle convenzioni con quelle scuole che hanno i titoli paritarie, che hanno una buona efficacia pedagogica e anche una certa equità tariffaria. E quindi stiamo facendo questo dibattito sul 3% dei nostri fondi, che danno la possibilità a 1736 bambini di frequentare la scuola dell'infanzia, oltre a quelli che già frequentano le scuole comunali, perché il comune non può rispondere per carenza di fondi a tutte le domande. E quindi noi sottolineiamo questo punto che intanto c'è una normativa nazionale che impedisce di fatto ai comuni di assumere insegnanti, perché è in vigore il tetto delle assunzioni, per cui quel milione di euro non si potrebbe trasformare in assunzioni di insegnanti per la scuola materna comunale, se no forse l'avremmo già fatto. Occorre comprendere anche che con quei fondi, appunto, diamo risposta a 1736 bambini, mentre nel caso in cui anche cambiasse la normativa e dovessimo investire quel milione di euro in assunzione di insegnanti, che ripeto non si può fare, ma anche se stanotte cambiasse la normativa, noi avremmo comunque la possibilità di soddisfare 150 richieste per i bambini alla scuola materna. Quindi stiamo sui numeri, stiamo sul ragionamento che, ripeto, non può, nessuno può in buona fede sostenere che questa amministrazione e il PD vogliono svendere i servizi scolastici ai privati. Noi siamo per una scuola pubblica di qualità, la stiamo facendo al massimo delle nostre forze, 3 volte la media regionale per quello che riguarda le scuole materne. Se destiniamo il 3% del budget per le convenzioni con le paritarie, non è certamente per fare un favore a qualcuno, ma per dare la possibilità a 1736 bambini di frequentare la scuola materna. Il referendum costerebbe mezzo milione di euro, in un momento in cui i comuni sono praticamente senza risorse. Tu hai suggerito piuttosto un'istruttoria pubblica. Ma io penso che coloro che hanno promosso il referendum, tra coloro che hanno promosso il referendum, certamente ci sarà anche qualcuno che ha fatto un calcolo politico, che abbia voluto in qualche modo manifestare una sorta di trappola ideologica, come l'ha un po' considerata l'assessore Pilati, però la gran parte di queste persone con cui ho anche parlato penso che abbiano a cuore proprio il buon livello della scuola pubblica. Quindi io dico, ovviamente è una proposta, insomma, al di là del fatto che si tenga o meno il referendum, ormai è avviata la procedura, cioè istituiamo come amministrazione comunale un'operazione di grande partecipazione per fare riflettere i cittadini o al posto del referendum o prima del referendum su tutta quella serie di dati che dicevo prima, che rendono evidente che questa è un'amministrazione che fa il massimo per la scuola pubblica e comunale.